Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone, sono Alessandro Bianchi e oggi parliamo di Mooer. Come sempre, questa azienda non delude e porta al pubblico una rivoluzione nel campo del digitale che è enorme. Diamo un caloroso benvenuto nelle nostre pedaliere ai micro preamp di Mooer. Ah, perché ci devo fare un video? Ah, giusto, siamo nel 2020 e resta ancora il migliore sotto i 100 euro. E perché? Scopriamolo subito. Let's play! Piccolo momento noioso, anzi, micro momento noioso. Se questo video ti sarà utile, ti chiedo di lasciare un like al video, iscriverti al canale e attivare la campanellina, così resti aggiornato su tutte le mie recensioni. Comunque, oggi vi parlo dei micro preamp di casa Mooer. Ormai è una serie di pedali che ha i suoi anni alle spalle. Ci credo, sono del 2017, però raga, sono attualissimi. Cosa sono? Ce ne sono un sacco diversi e ognuno richiama un tipo di amplificatore diverso. Ti garantisco che ce ne sono davvero per ogni gusto. Si tratta di pedali che vanno dal blues più tranquillo fino al metal più estremo. Il cattivo che può venirvi in mente. Uno di questi preamp di sicuro fa per te. Matematico. Sono minuscoli, come d'altronde Mooer ci ha abituato negli anni. Uno spaziettino per uno di questi in pedaliera, diciamo la verità, lo abbiamo tutti. L'interfaccia? Semplicissima, efficace e dannatamente bella. Sembra di avere la testata in mano a guardarlo. Ognuno ha la sua grafica, che richiama l'ampli di riferimento. E Mooer non lo nasconde neanche un po', anzi. Tutti i micro preamp hanno la stessa struttura per i controlli. In basso c'è il codice corrispondente all'interno della collezione Mooer. Va da 001 a 020. Mentre il nome degli Stompbox è stampato sul fianco. Per tutti i micro preamp abbiamo i controlli di volume e gain separati, con cui possiamo anche solo o colorare il suono oppure tirare fuori tutto il carattere dell'ampli a cui si ispira. Poi abbiamo i classici controlli bassi, medi e alti. Sono davvero ben fatti. Ci permettono di tirare fuori il vero carattere dell'ampli storico a cui si riferiscono. Più in basso c'è il pulsante CH-CAB che ci permette di fare due cose. Uno, attivare una simulazione di cassa integrata. Due, di conseguenza, ci permetterà di scegliere se lo switch del pedale deve fare la bypass dell'effetto oppure selezionare il canale. Si tratta sostanzialmente di un 2 in 1. Può funzionare sia come pedale di distorsione tradizionale dentro il nostro ampli, e suonano da paura, sia dritto nell'impianto oppure nella scheda audio con la simulazione di cassa attiva. Nella modalità con simulazione di cassa attiva funziona con due prese. Top! Se ci pensate, abbiamo una testata da due canali che suona da paura e possiamo mettercela in tasca. L'ho fatto davvero. Canale clean e drive con un tap solo. Bello semplice e il suono bello bello. Che bello, quante volte sto dicendo bello. Nella modalità senza simulazione di cassa invece funziona come un normalissimo pedale di distorsione. Facciamo il suono e sarà un semplice on off. Questi micro preamp sono stati fatti apposta per finire nel micro finale di potenza, il baby bomb, così possiamo usarli con una cassa reale oppure semplicemente come preamp in un qualsiasi amplificatore per chitarra elettrica. Basta entrare nel retro. Come vi dicevo, ce ne sono davvero per ogni gusto. C'è quello che fa la GCM 900, il Fender Blues Deluxe, il Vox AC30, la Mesa Boogie Mark 3, la 5150. Sono tantissimi e vi lascio l'elenco completo in descrizione. In questo video io vi parlo nel dettaglio del mio preamp preferito. È il numero 005, il 5053, che è il pedale che si rifà alla 5150. Ampli stupendo. Per usarlo al meglio con i vostri ampli, buttatelo nel return e raga, il suono che esce è quello. Un attimo, no, calma. Altrimenti potete usarlo da solo con la sua simulazione di cassa, oppure anche solo come preamp. E se avete un IR a cui siete particolarmente affezionati, nessun problema, mettetegliela davanti. Sarebbe interessante fare qualche test a riguardo. Essendo un due canali, quando impostato con la simulazione di cassa attiva, le impostazioni dell'equalizzatore restano salvate automaticamente quando passate all'altro canale. Quindi non dovrete usare le stesse equalizzazioni su tutti e due i canali. Abbiamo praticamente due veri e propri canali A e B. No, ma ci rendiamo conto, cioè davvero, cioè, è comodissima. Ora lo attacco dritto in scheda audio e sentiamo un po' che suoni ci possiamo tirare fuori. We'll be right back.
Quindi, perché questo cosino qui nel 2020 è ancora il migliore sotto i 100 euro? Il suono l'avete sentito. Le dimensioni ci consentono di metterlo praticamente ovunque e sicuramente ce ne sarà uno che sarà in grado di rimpiazzare il tuo amplificatore. Quindi abbiamo praticamente il nostro ampli reale in tasca, minuscolo così. Suona da paura e il prezzo è ridicolo. Una volta stavo suonando con il mio amplificatore, il Blexar, quello che vedete lì dietro. Nell'altro video non sono stato proprio sincero. Non è vero che non mi ha mai dato problemi. Quella volta una valvola ha deciso di farsi un giro. Non è del tutto colpa sua. Comunque, per fortuna avevo lui nella custodia della chitarra. Preso e messo in pedaliera. Cavo, dritto nell'impianto e raga, il suono era pauroso. Aspetta, ma l'ho detto qualche volta in sto video che il suono di sto coso fa paura? L'unico contro che ci ho trovato è che, purtroppo, da solo non basta. A meno che tu non sia il tipo da chitarra, cavo e ampli. In tutti gli altri casi vi serviranno degli effetti. Qui dentro non ci sono. Però, come ho detto prima, un posto in pedaliera si trova. E se avete tutti i vostri pedali preferiti, è inutile che andate a comprare altre mille cose. Spendete una cifra grande così e avete un prodotto grande così, ma che suona grande così. Come il bene che vi voglio, se a questo video gli lasciate un bel pollicione in su. Che diventerà grande così che non mi bastano neanche le braccia. Se vi iscrivete anche al canale, attivate la campanellina per restare aggiornati su tutte le mie recensioni. E se volete che vi voglio ancora più bene, e poi raga, però basta, non ne ho più, visitate il mio sito web in cui troverete pack per HX Stomp, lezioni di chitarra e articoli su tutto quello di cui parlo. Ci vediamo al prossimo video.